7. L'ufficiale dello Stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza osservanza del disposto dell'articolo 2, agli effetti della legge, è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica. È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera. È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre. È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, ossia comunque iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data dell'11 ottobre 1938, sedicesimo, appartenga a religioni diverse da quella ebraica. Articolo 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello Stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri e i certificati relativi che riguardano appartenenti alla razza ebraica devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità. I contraventori di razza ebraica non possono solo prestare servizio militare in pace e in guerra, esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica, essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti alla difesa della nazione, ai sensi e con le norme dell'articolo 1 Regio Decreto Legge 18 novembre 1929 ottavo, numero 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino 100 o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque l'ufficio di amministrazione o di sindaco, essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a 1.500.000, essere proprietari di fabbricati urbani che in complesso abbiano un imponibile superiore a 20.000. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulle proprietà immobiliari, di cui al Regio Decreto Legge 5 ottobre 1936, 14, numero 1473. Con decreto reale, su proposta del Ministero per le Finanze, di concerto con i ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui appartengono a religioni diverse da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca a essi un'educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali. Articolo 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere le proprie dipendenze in qualità di domestici cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 1.500.000. Articolo 13. Non possono avere le proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica, le amministrazioni civili e militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate, le amministrazioni delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate e mantenute col concorso delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei loro consorzi, le amministrazioni delle aziende municipalizzate, le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle robe nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e in genere di tutti gli enti e gli istituti di anche con un ordinamento autonomo. La patria per salvare, la bandiera libera, alzi il vento sui monti e sui mari, è bello guerreggiare, quando è pulito quel nemico. E la patria è più preziosa della nostra vita, noi sarebbe con un sorriso sulle labbra come un dono in nostro vento. La patria, se chiami andarmi correremo in più freddo, con tuo sorriso a noi freddo sarà.
compriamo per la mamma. Quanto costa? 15 lire. 15 lire? No, ma quella è finta, c'è una torta finta, è come toccare armato. Andiamo, andiamo, vai, andiamo Giosuè. Andiamo, andiamo Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E coso, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Ma noi libreria facciamo entrare tutti. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te? I ragni a te? A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh, mi hanno rotto le scatole questi visigoti e basta. In quella infame terra dove è stata costruita la struttura di Auschwitz e dove hanno trovato la morte milioni di persone di tutta l'Europa, uomini, donne, vecchi, bambini. Non c'è nemmeno, non c'è stata e non c'è la possibilità di ricostruire tutto quello che è stato distrutto. Molto è stato distrutto e soprattutto è stata distrutta la libertà. Ci sono i bambini piccoli sotto i 5 anni venivano buttati sono buttati alle fiamme, bruciati. Non nei forni crematori, venivano buttati così, blom, ecco, vestiti con le scarpine e tutto quanto. E come si può dire, l'avvertimento di Auschwitz era anche l'odore di carne bruciata. E questo giorno e notte senza interruzione. Era giorno fatto da tempo quando il convoglio si fermò. La locomotiva venne staccata e i nostri vagoni vennero sospinti ed agganciati ad altri vagoni piombati e riempiti di altri ebrei rastrellati per le città lombarde. Un carico numeroso. Eravamo nei dintorni di Milano. Riconoscevo dalle feritoie la linea dei palazzi che ero solito vedere quando venivo a dare gli esami all'università, nella quale mi laureai giusto l'anno prima dell'emanazione delle leggi razziali. Rimanemmo fermi per ore. Il freddo era pungente, ma il contatto corpo contro corpo, dentro l'angusto vagone, ci dava un minimo di tenuta termica. Potevano essere le 2, forse le 3 del pomeriggio, quando il treno si mosse con estrema lentezza in direzione di Verona. E cominciamo così il nostro viaggio verso l'ignoto. Nel mio vagone eravamo quasi tutti giovani, di età compresa fra i 20 e i 40 anni, alcune madri giovani con i bambini al collo, qualche adolescente. Quando passammo il Brennero ed entrammo in territorio straniero, molti tacquero, di un silenzio corazzato, altri scoppiarono a piangere. A me venne in mente, rapido come un lampo, il ricordo di quella sera in hotel a Noto Marina, quando lessi quella frase dai Promessi Sposi e del senso di presagio che ne nacque e della notte agitata e piena di incubi paurosi che ne scaturì, e capii subito. Di tutto il gruppo di povera cenere umana che affollava quello spazio di legno e ferro, solo io e Cesarino rivedemmo le nostre case 2 anni più tardi. Di tutto il convoglio, 735 persone in tutto, solo in 7 ripassammo il Brennero in direzione contraria a quella verso la quale ci stavamo dirigendo, rivedendo i nostri cari, a chi erano rimasti, e ricalpestando il suolo italiano. Consumammo a razioni microscopiche il poco cibo che avevamo, a intervalli il più possibile regolari e il più possibile distanti l'uno dall'altro, ovvero ogni 12 ore di viaggio. Non avevamo invece acqua, e per evacuare la cosa era invece assai difficile e umiliante.
Il treno fece nei 5 giorni effettivi di viaggio solo 4 brevi fermate, una delle quali presso una stazione austriaca. Le SS aprirono le porte e a noi toccò l'umiliazione di accovacciarci sotto il vagone, tra i binari, ed espletare le nostre funzioni lì, nettandoci con i nostri panni. Qualche fortunato con l'unico fazzoletto dal naso, che servì quindi per varie funzioni e per varie persone. Tra lo sguardo schifato e le espressioni colleriche della pura razza ariana di passaggio. La più educata era Schweinejuden, schifosi bastardi ebrei. Molti ridevano, molti ci guardavano incolleriti, altri ancora incitavano le SS a picchiarci, a spararci subito. Ricordo una signora molto bella ed elegante che teneva per mano una bambina, di 7, forse 8 anni. Si avvicinò a noi, mentre la SS di guardia si spostava brevemente. Si chinò verso la bambina e le disse: «Guarda, questi sono giudei. Sono loro che hanno ridotto in miseria il tuo paese, che hanno ucciso il tuo papà». La bambina ci guardò, poi scoppiò a piangere, di un pianto frenetico, ininterrotto. Ancora oggi quel pianto risuona nelle mie orecchie, come una sirena prima dei bombardamenti. Quell'inutile atto di accusa pesa ancora sul mio cuore stanco come un'incudine. Il folle sogno del signor Schickelgruber mi offriva ancora una volta un appiglio per farmi sentire fuori dal mondo, fuori dalla vita, fuori dal tutto. La notte del secondo giorno morì la signora Guasti. Era ancora abbastanza giovane e relativamente sana, ma i colpi inferti al suo fisico erano andati troppo in profondo. Aveva passato tutto il tempo del viaggio a lamentarsi debolmente, a dire che si sentiva morire, che vedeva luci intorno a sé. Noi la lasciavamo delirare, eravamo oramai troppo al di là di tutto per poterci occupare di lei. Ebbe un'improvvisa emorragia nasale, poi il sangue cominciò a sgorgarle copioso anche dalla bocca. Nel tramestio generale del vagone cercai di estrarre il mio fazzoletto, ma ebbi solamente il tempo di vedere i suoi occhi roteare nel vuoto, poi le gambe cedere e crollare a terra. O perlomeno cercare di crollare. Eravamo così pressati ed infitti tra le 4 pareti lignee del vagone che ebbe a malapena lo spazio per accoccolarsi. E rimase lì per tutto il tempo del viaggio. Le SS non avevano voluto liberarci della sua ormai scomoda presenza. Tanti erano partiti, tanti dovevano arrivare a destinazione. Non capirò mai la geometrica, algebrica e schematica crudeltà dei nazisti. La sete ci tormentava senza un attimo di sosta, giorno e notte. Il treno procedeva lentamente, la temperatura era di parecchi gradi sotto lo zero, ma fortunatamente, pressati come eravamo nel vagone piombato, quasi non avevamo occasione di accorgercene. Non avevo quasi più saliva. Le fauci mi bruciavano atrocemente, sentivo il mio intero corpo prostrato, le palpitazioni a 1000. Se avessi potuto avrei bevuto la mia stessa urina, ma come fare? Non più umano, ma ridotto a bestia già ancor prima di arrivare, come molti, come tutti. Non facevamo più caso ai nomi delle stazioni che vedevamo passare lungo la strada ferrata. Non facevamo più caso se eravamo in piedi o seduti. Le gambe, i piedi, le membra, rotte dalla fatica, stremati dalla fame, dalla sete, dal freddo e dalle privazioni. Ovunque fossimo diretti, non vedevamo comunque l'ora di arrivare. L'assurdo era questo. Avremmo dato qualsiasi cosa pur di poter rimettere i piedi a terra, di poterci sedere, sdraiare, svenire, dormire, morire. Eppure, nel bel mezzo di questa tortura, di questo primo assaggio di sofferenza prolungata e gratuita, ci fu tempo anche per i sentimenti, per l'odio, per il rancore, per la rabbia, ma anche per l'amore, per la passione, per la poesia, la musica, anche per l'arte. Ricordo, prima di scendere dal vagone piombato, di essermi girato indietro e di aver visto sulla parete in legno opposta un graffito artistico, inciso forse con un chiodo, con un puntaruolo, con una forchetta, non so. Raffigurava il viso di una ragazza. Sullo sfondo c'erano montagne e un laghetto incastonato in mezzo ad esse. Gli occhi della ragazza erano 2 laghi di minore capienza, ma di una bellezza triste ed insieme gioviale. L'autore